Buongiorno a tutti, sono Fulvio Castagna, presidente dell'ASPO, Associazione Piemontese Olivicoltori. Cosa si occupa l'ASPO? L'ASPO si occupa di promuovere l'olivicoltura in Piemonte, della rinascita dell'olivicoltura in Piemonte. L'anno scorso ha compiuto 20 anni di attività. Nasce dalla volontà di alcuni pionieri che nel fine degli anni 90 hanno pensato di rilanciare l'olivo in Piemonte. Dopo alcuni anni hanno deciso di associarsi per promuovere l'olivicoltura e farla conoscere ad altre persone e nel corso di questi anni si è espansa sempre di più nel Piemonte. Quali sono le zone più vocate per coltivare l'olivo? Io direi tutte le colline esposte a sud. Parliamo della Serra Morenica, dalle colline Pirenolese, dal Monferrato, dalla collina di Torino, riparate dai venti del nord e esposte bene al sud. È anche vero che gli ultimi anni non ci sono più anni freddi, però non si sa mai, è meglio non metterlo a uno. Cosa facciamo noi? Oltre che a fare coltura dell'olivo, quindi a promuovere, dare consigli tecnici, distribuire piante, fare acquisti di gruppo, cerchiamo di fare anche una cultura dell'olio, non solo dell'olivo. Negli ultimi anni abbiamo visto che c'erano molti interessati, molte persone hanno iniziato a piantare olivi, molte persone oggi hanno una quantità di prodotto che potrebbe entrare in commercio e sono lì indecise se fare il passo oppure no, ma abbiamo visto che era necessario anche fare cultura dell'olivo, sia verso i produttori sia verso i consumatori. Quindi da 2 anni a questa parte alcuni di noi hanno iniziato un percorso per diventare tecnici esperti di degustazione. La Camera di Commercio di Torino ci ha seguiti e dall'inizio di quest'anno è partito un albo anche in Piemonte di degustatori. Sempre con la Camera di Commercio, con la Regione Piemonte, stiamo cercando di portare avanti un discorso anche di PAT, quindi di produzione agricola territoriale. Vedremo cosa riusciremo a fare. E che dire, l'olio che in Piemonte, molti mi chiedono come si caratterizza l'olio piemontese. Possiamo dire che l'olio piemontese non ha ancora una sua identità, perché essendo una cultura che è rinata, non abbiamo delle cultivar tipiche che sono mandate avanti, quindi si è sperimentato molto sulle varie cultivar che esistono in commercio per vedere quelle che si adattavano meglio al territorio. Di qui è nato un olio che non ha, al momento non ha una sua identità, ma quello che noi consigliamo, visto che si parte da zero, ai produttori è di fare olio monocultivar, cioè prodotto di una varietà sola. Così si ottengono oli diversi, con caratteristiche diverse, che si fanno degli abbinamenti con dei piatti diversi.